Divette e ciao Divetti! Oggi sono molto molto incazzata, ma non ce l'ho con voi, sia chiaro, però visto che a voi piace quando faccio i video incazzata, ho detto perché non farlo, visto che oggi sono particolarmente incazzata e anche se me la prenderò con voi, sappiate che però non ce l'ho con voi. Volevo solo fare una riflessione. Io sto incazzata tipo 6 giorni su 7, vivo incazzata perché è proprio la mia natura. Cioè, è la mia natura, per cui a volte la reprimo nei video perché dico no, ma a loro piacciono le cose positive. Però alla fine è anche divertente sfogare la propria incazzatura sui video, su YouTube. Comunque adesso vi farò un video molto deprimente che vi farà passare la voglia di vivere, probabilmente, a causa di questa riflessione che voglio fare con voi. Ho anche la maglia Bad News, se volete sapere dove comprarla, seguitemi su 21 Buttons, la diva del tubo, e sganciate il cash su 21 Buttons. Comunque sia. È uscito il video insieme al cameraman e mi incazzo, ma non è, adesso prendo come esempio il video del cameraman, ma è capitato anche sotto ad altri video recenti, tra l'altro, perché magari voi mi vedete in vacanza, sono sempre in vacanza e è ovvio che nei vlog in cui sono in vacanza magari faccio vedere i posti, le persone così e non sto a raccontarvi i cazzi miei perché sto in vacanza. E quindi sto allegro, sto così, sto sorridente. Chi cazzo è sto schiavo di merda che ha scritto su Skype? Gli hanno chiesto coglione. Un coglione, un coglione. Vabbè, comunque, non sto, cioè, sono video di vacanzieri così. E è capitato che alcune persone mi abbiano scritto: Diva, come sei felice, come sono contenta di vederti così felice, serena, e con questo sorriso. E nel video, principalmente nel video con il cameraman, mi hanno tanti hanno scritto: Diva, con lui sei felicissima. E io dico, cioè, mi incazzo perché mi dà fastidio che purtroppo l'apparenza inganni, ma non è colpa vostra. Forse è colpa mia perché non esprimo le emozioni in questi vlog. In questi vlog non è neanche dire che recito, non mi va di dire sono falsa in questi vlog in cui sorrido, perché semplicemente alla fine mi si è staccato il top. Alla fine io sorrido perché sorrido? Perché sto facendo il video e voi vi lasciate ingannare dall'apparenza, da un sorriso fatto in un vlog. La verità è che io non sono felice per un cazzo e quindi ve lo volevo dire in un video così la smetterete di scrivermi sotto i video: Diva, come sei felice, come sei contenta. No, non sono felice, non sono felice. E non lo sono in questo periodo della mia vita, lo sono stata, lo sono ogni tanto, quando mi capita qualcosa di strafigo, sono felice e sono contenta quando. Perché una persona via? Perché secondo voi viaggio, faccio tutte queste cose belle? Proprio perché mi danno pace dal mio tormento interiore, mi danno pace dalla mia rabbia costante ed eterna che ho dentro in questo periodo. Ed è per questo che viaggio tanto. Viaggio perché mi sento costantemente arrabbiata e allora viaggiare mi dà sollievo. E quindi io ricerco questo tipo di sollievo viaggiando. E a voi sembro felice durante questi viaggi? Sembro felice quando sono con il cameraman perché mi fa piacere, tanto piacere stare con lui e mi fa piacere stare con i miei amici e solo sono in quei momenti, però non è felicità, è sollievo, diciamocela così, sollievo. La verità è ben diversa, la verità è che in questo momento della mia vita non sono felice, ma alla fine che cos'è la felicità se non la felicità di per sé non esiste, o meno, esiste, ma non può essere continuativa.
E qui voglio addentrarmi nel tema del video. Non può essere continuativa, la felicità è serotonina, sono sostanze messe dal nostro cervello, no? E quindi una volta che finisce l'effetto, basta. Quindi la felicità esiste, ma io la provo anche di tanto in tanto, però poi finisce e ti torna quello che avevi dentro. Che nel mio caso è una forte incazzatura. E quello che viene scambiato erroneamente per felicità è la serenità, perché la serenità è uno stato, diciamo, almeno per me io do questo significato, è uno stato costante di benessere, ecco, lo stato costante di benessere in cui stai bene, stai tranquillo, non c'hai pensieri, quella è la serenità. Cosa che io ho provato nella vita, anzi io prima di ora ero una persona serena, sono sempre stata una persona solare e serena, adesso non lo sono più e non so se lo sarò di nuovo, però alla fine c'è da dire che la serenità è un po' noiosa a lungo andare, ecco, mentre invece... lo so, beh, quello va a gusti, quello va a gusti. E poi c'è la soddisfazione personale che comunque esula dal sentimento di felicità. La soddisfazione personale è qualcosa di, boh, sono soddisfatta delle cose che ho fatto finora, lo sono, e boh, ma una volta che lo sei, bah, cioè lo sei, boh, poi ti rompi i coglioni, nel senso, io per dire sono soddisfatta della vita che ho raggiunto grazie al fatto che mi sono fatta dei soldi e tutto, però poi una volta lì dico ok, e adesso, cioè una volta che si ha tutto, hai tutto, hai la bellezza, hai i viaggi, hai i soldi da spendere e boh, cioè alla fine... Poi dici, boh, vabbè, sì, ho tutto, vabbè, sti cazzi, adesso che faccio? Cioè, alla fine non cambia, cioè, non è quella la felicità, la soddisfazione lavorativa, eccetera, non è quella. La felicità va a periodi, è una cosa, io sono sempre stata molto, molto intollerante verso la società, ho sempre detestato la società, il motivo per cui siamo... quasi tutti poco felici, chi più chi meno a periodi, il fatto che la società imponga dei modelli di felicità, cioè tu per essere felice devi farti la famiglia, devi far questo, devi comprarti la casa, devi fare... cioè il fatto che la società imponga questi modelli di felicità fa sì che tutti siano infelici, perché questo, quasi tutti, perché questo modello di felicità può andare bene per alcuni, che davvero magari trovano la loro soddisfazione, felicità in quello, serenità più che altro in quello, persone invece magari lo fanno, però non è per loro e quindi lo fanno ma restano infelici, oppure seguono se stessi, non lo fanno ma restano comunque infelici perché non sono compresi dagli altri, e quindi alla fine è un po' questo che provoca secondo me un po' di insoddisfazione e infelicità generale. Per quanto riguarda me, la mia infelicità è causata da una forte rabbia che ho dentro per alcune cose che mi sono successe, che tutti voi sapete, chi non lo sa, non è rilevante, ciò che è rilevante è che quando mi vedete sorridere nei vlog, non scrivetemi, diva come sei... sono proprio contenta, io su me fa piacere che voi siete contenti di vedermi felice, ma... il fatto è che non lo sono in realtà, non lo sono. E poi un'altra cosa, chi scrive, torna col cameraman, sta cosa dà fastidio. Io non tornerò, ve lo dico così almeno vi mettete l'anima in pace. Io non tornerò con il cameraman, non perché lui non... cioè anzi, è una persona che cui voglio moltissimo bene, però... io non posso amare nessuno, perché dentro di me c'è solo odio. Dentro di me c'è solo odio, ci sono solo sentimenti di odio. E quindi non posso amare nessuno, nessuno a questo mondo, nessuno. Cioè, quindi amare in quel senso che voi intendete. Al limite posso volere bene,
perché non è una grande fatica, ma non posso amare nessuno perché dentro di me, perché dentro di me c'è soltanto odio, vendetta e distruzione del prossimo, ovviamente. E per fortuna io sono una persona che non sono autolesionista, quindi quando sto così faccio del male agli altri, non a me stessa, perché poi ci sono anche quelli che fanno del male a se stessi. E invece io faccio male agli altri, faccio male a chi lo merita, a chi mi ha fatto vivere questo, e andrà avanti finché andrà avanti. Quindi io non ho spazio per amare qualcuno, io non posso amare qualcuno, io posso solo odiare al massimo delle mie capacità. Magari un giorno potrò trovarmi qualcuno, ma difficilmente sarà il cameraman, perché lui è bravo, è buono, e io ho bisogno, cioè non ho bisogno di un cazzo di nessuno, ma casomai fosse, dovrei trovarmi uno abbastanza spregiudicato da poter stare con me, ma deve essere uno che non ha limiti, che non ha cose, che non ha, cioè senza limiti, senza morale. L'avevo trovato, ma poi ha fatto una bruttissima fine, e quindi non c'è nessuno che vada bene per me, non c'è nessuno al mondo che vada bene per me, cioè magari nel mondo sì, ma non tra le persone che conosco, non c'è nessuno che vada bene per me. Ma non me ne frega neanche un cazzo di trovare qualcuno che vada bene per me, perché si sta bene, quindi non cacate il cazzo, questa storia torna con quello, mettiti con quell'altro. La cattiveria, io adesso mi sento veramente una cattiva ragazza. Poi sì, so già i commenti sotto che dicono: no Diva, tu non sei una cattiva ragazza, sei buona e dolce. Andatelo a chiedere ai miei nemici se sono buona e dolce. Non sono buona e dolce, posso esserlo in determinate circostanze, ad esempio con il mio gatto, che sì, lui è ciò, lui lo amo, devo dire che il gatto è proprio l'unico essere che mi tira fuori dolcezza, il gatto, il mio Narciso, sì, però non sono buona, perché sono una persona senza scrupoli, sono una persona senza etica e senza morale. Sono così, sono sempre stata così, ma ora sono più di prima, lo sono più di prima, anche se magari nei video cerco di nasconderlo, perché magari vedo che la gente su YouTube preferisce la positività, il sorriso, è così, no, tutto così. Allora anch'io ogni tanto cerco di adeguarmi a ciò, ma io non sono così. Non sono così, non sarò mai così. Basta guardare gli altri video che ci sono in giro di me, a fare il di fuori di YouTube, per capire che non sono esattamente questo. C'è da dire che ciò che non ti uccide non ti rende più forte, ti rende più cattivo, perché alla fine hai due opzioni: morire o diventare bastardo. Ma molto più bastardo di quanto prima eri o non eri, cioè nel mio caso già lo ero, quindi potete immaginarvi la progressione della mia bastardaggine arrivata a questi punti. Sono proprio nella fase che proprio non me ne fotte un cazzo di niente, di nessuno, e semplicemente ho i soldi, ma in realtà li sto finendo a dirla, però me ne fotto, perché tanto me ne arrivano altri, perché tanto i coglioni sono sempre lì col cash in mano, pronti a sganciare, perché sì, perché sono figa, allora mi pagano perché sono figa e manco gliela do e quelli sganciano. In questo senso è bello essere cattivi. E poi ho notato che la cattiveria, l'avevo scritto su Instagram in un post, che la cattiveria mi ha reso più bella, io non lo so, sarà una mia percezione, ma io mi vedo più figa di prima. Adesso se ne esce, arriveranno i rosiconi, diranno: ma no, ma sei un cesso, ti vedi figa, ma sei un cesso. E non ne frega un cazzo se voi non mi vedete figa, potete anche non vedermi figa, ma l'importante è che io mi veda figa. Se non mi vedono figa gli altri, cioè non è un mio problema, casomai è un problema degli altri che mi guardano in faccia e dicono: va sto cesso, mi giro dall'altra perché mi fa schifo. Invece io quando mi guardo in faccia dico: ah mazza che figa,
E sono contenta, e non usiamo la parola felice a sproposito, se non poi iniziate a dire hai detto una cosa, ti sei contraddetta dopo. No, contenta, quando uno anche quando è infelice ha dei momenti che è contento, e io quando mi vedo allo specchio sono contenta di vedermi figa. E la cosa è che è particolare è che mi vedo più figa quest'anno che sono più cattiva dell'anno scorso e degli anni precedenti, mi vedo più figa rispetto agli anni precedenti. Mi guardo le foto su Instagram, io ho sempre fatto foto con i fotografi, non è che adesso mi sono messa a fare le foto fighe professionali, sempre fatte, e però in quelle degli anni scorsi non mi vedevo figa come adesso. E sarà il colore dei capelli, sarà quel che volete, ma secondo me no, secondo me la cattiveria rende belle. Essere una bad girl vera, anzi una bad girl gone worse, perché io adesso ho scritto così anche sulla bio di Instagram, perché bad girl c'ero già prima, cioè un conto la good girl gone bad, che è la cattiva ragazza che diventa cattiva, la brava ragazza che diventa cattiva, io sono bad girl gone worse, cioè quella che già era cattiva ragazza adesso è peggiorata. È più cattiva di prima, è questo che sono io, e che mi reputo, e da quando è così, da quando compio atti veramente infami, perché io in questi mesi, voi non lo sapete, ma ho fatto delle cose veramente infami ai danni di altre persone, ma proprio basse, meschine, e mi vedo una figa incredibile, cioè proprio, ma fisicamente mi vedo strafiga, dico ma che figa, cioè voglio dire, e allora scelgo di rimanere così, scelgo di rimanere una merda, perché mi piace esserlo alla fine, mi piace esserlo. E poi c'è anche una cosa, un ragionamento, poi vi lascio, che mi ha fatto riflettere, che noi non siamo immortali. Voi ditemi che cazzo di senso ha la vita se non siamo immortali, perché uno deve vivere, sbattersi, farsi il culo, avere una morale, avere una reputazione, e poi schiatta. Ed è vero che poi magari se tu sei una persona che ha fatto qualcosa di importante, che ne so, hai scoperto la cura per il cancro, sei un'attrice famosissima, o sei uno che ha scritto della musica che rimane nella storia, e allora poi la gente ti ricorda, è vero che la gente ti ricorda ed è bello che sia così, ma il fatto è che tu comunque sei morto e manco lo sai che la gente ti ricorda. Non lo sai perché sei schiattato, perché non esisti. Quindi, uno perché deve sbattersi che tanto poi muore. E allora questo è un po' il fatto che mi fa dire fottitene, 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 perché tanto cosa cazzo te ne frega di avere una reputazione se tanto devi morire. Cioè, tanto morirò come tutti, no? E quindi perché devo avere una reputazione, una buona reputazione, in senso, un'etica, un qualcosa? No, non la devo avere, tanto si muore. Se invece fossi immortale, allora se fossi immortale sì, ecco, mi piacerebbe essere immortale, perché io sono contraria al morire, cioè a me sta proprio sul cazzo il fatto di dover morire, mi sta ancora più sul cazzo il fatto di dover invecchiare. Ma soprattutto il fatto di dover schiattare miseramente, quello mi sta molto sul cazzo, e quindi me ne fotto fondamentalmente. Però se invece ci fosse un'immortalità, io direi cazzo, c'è un'immortalità, devo sistemarmi, cioè devo un attimo sistemarmi, devo crearmi una buona reputazione, perché poi sta cazzo di reputazione mi dura da qui all'eternità, e allora farei meno cazzate, direi cazzo, però non è che posso rovinarmi troppo, perché tanto poi, cioè devo vivere per sempre, quindi no, devo un attimo, devo essere seria, devo essere una persona seria, ma invece non si vive per sempre, quindi perché essere una persona seria? È molto meglio essere una cattiva ragazza. Questo è quello che volevo dirvi, questo è quello che penso, questa è la vera me stessa. Non quella che vedete sorridere nei vlog perché deve da fare un vlog. Ah, e comunque nei vlog per futuri, che tanto tra 6 giorni riparto, mi vedrete di nuovo sorridere così carina. Ma lo vedrete, ma perché non è che posso fare questi discorsi in ogni video? Lo faccio adesso perché mi gira il cazzo. Però non è che tutti i video posso andarvi a dire tanto dobbiamo morire, che cazzo viviamo a fare,
divertiamoci e fanculo questo, fanculo quello. È ovvio, cioè, facessi un video ogni 6 mesi, ma dato che io tendo a far sempre video, ci saranno sempre i vlog cretini in cui sto al mare sul fenicottero, ma cioè sono cazzate, voglio dire, non la vera me stessa è quella che vi sta parlando. This is the real diva. E alla fine di tutto questo discorso, la morale della favola è: non combattete i vostri demoni, accoglieteli e fate festa con loro. Perché vi assicuro che forse non sarete felici, ma cazzo se vi divertirete, vi divertirete, vi divertirete. E questo è quanto, scusate per lo sfogo, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Penso vi disiscriverete in massa, ma non me ne fotte un cazzo, nemmeno dei 100.000 iscritti. Infatti non farò nulla perché non me ne fotte un cazzo. Quindi, ciao!